I campioni firmano le più grandi imprese. Centro Italia Sport di Viviani è la grande impresa che firma i migliori impianti sportivi. Leader nel settore, la Centro Italia Sport realizza impianti sportivi e parchi giochi, fornendo tutti gli accessori per la manutenzione. Centro Italia Sport ad Alba Adriatica. Contattateci allo 0861 78 20 41 oppure cliccate su www.centroitaliasport.it. Allo sport ci pensa Viviani. Allora signori, partiamo subito senza sosta per una serata davvero lunga, interessante, bella di... piena di belle cose. Facciamolo immediatamente, vorrei iniziare il mio spettacolo questa sera in maniera super. Quello che posso, super, avrei bisogno però della collaborazione, vediamo, di qualcuno di voi gentilmente, lei sarebbe perfetta, no, non da sola, anche insieme a lei, tutte e due, eccole, venite. Venga, la sciocchezza signora, venga. Sì, un applauso a loro, vai. Devono rompere il ghiaccio per una richiesta che non si sa che cosa sia. Grazie davvero per aver accettato e per non essere scappata via. Ha tentato la fuga. Sarebbe dei nostri? Grazie. Tana! Oh. Venga. Facciamola sta sciocchezza e inizia. Ah, signor! Oddio. Venga, poi sei vestita da spettacolo, facciamola sta cosa. Andiamo. Allora ragazze, facciamo una piccola conoscenza e poi andiamo. Francesca, grazie. Rosaria, Melania, Gerardina, che non voleva proprio venire. Lucia, Claudia, Silvana. Ok, ragazze, velocemente, da dove venite? Viterbo, San Severo, Napoli, Roma, Milano, Piacenza. Tortorello, ma siamo andati in su e giù per l'Italia in pochi istanti. Un passo indietro se potete. Ottimo, così ci prende meglio anche oggi. Allora, ragazzi, veloce, voi siete il mio corpo di ballo, eh? Posso iniziare lo spettacolo senza il balletto iniziale? Lui stava lì che diceva, quando fate il balletto? È vero? L'ha pensato? Devi dire sì! Come no? Mandate via l'organizzazione, lui da portare via. Allora, ragazze, due istruzioni e siamo già in palla. Da tutte da quella parte. This direction. Thank you. Salve. Ok. Ciao. Se si gira siamo di nostri. Ok. Allora, appena partirà la musica, noi di spalla. Lei è prontissima. Per pensare che non voleva venire. Così ragazzi, sensuali, possibilmente. Vediamo, Silvana. Ottimo. Sì, crescerai, migliorerà. Ok? Sì. Lei è fantastica. Gerardina. Ammazza che roba, ragazzi. Come pensate? Bambini, potete andare a casa, per favore? Vai. Oh, sguardo americano. Oh, ma siete... Rosaria! Sì, mi piace. Ok. Francesca, vero? Ottimo, Francesca. Allora, ragazze, perfetta. La prima fase è ottima. La seconda, è questa, è un piccolo movimento d'anca, eh? È shock. Lei sembra prima iniziare, eh? E non voleva venire. Ok. Sì. Ah, lei proprio lo fa doppia. No, mi piace. Sì, ci siamo, Rosaria. Ottimo, ragazze, è tutto quello che ha da chiedermi. Mentre al pubblico, che cosa chiediamo? Semplicemente la collaborazione di partecipare, cioè quando noi faremo tutto ciò, tac, shock, andrà sotto la sigla. C'è la sigla, sì. Sì. Oddio, sì. Scusi, non volevo. Guardato malissimo. Partirà la sigla. Signore e signori, ladies and gentlemen, sì, ecco a voi il mago Pier. Al mago Pier noi balliamo. Provi da solo. No, lei non faccia niente. Gli altri possono fare quello che vuole. Allora, sentite come faceva, lo faccio risentire. Signora, perché lo porta fuori? Allora, attenzione, iniziamo. Ragazzi, questo sarà un momento davvero particolare. Meraviglio di lei, voleva ballare, è fantastico. Allora, ladies and gentlemen, madame, messieurs, this is my show. Come on, signore e signori, ladies sensuali ragazzi, madame, messieurs, signora, sì, signore, attenzione, cambio, è qui
per voi il trattenitore più demenziale. Ognuno per conto suo, che bello. Limitato, no, tutti insieme. Raggiungi spettacolare Mago Pier. E sta zitto. Ragazzi, improvvisiamo sta cosa perché sei troppo bravi. Questo è un varietà, non è uno spettacolo di magia. Su, su, le punte. Tutto il balletto dura 32 minuti, via. Voglio l'applauso per il mio corpo di ballo, da Viterbo a Milano, tutti non li ricordano, sotto il reto. Grazie ragazze, era tutto qua. Ma siete state, dovete andare via, oh, finito. Non vogliono più andare via, grazie, 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 fantastiche, belle, avete abbellito già il mio spettacolo. Io mi sono già pagato, ma... La vedi la polvere magica? La vedi? Dico a lui. Non parla. C'è Manu. Perfetto. Signora, si sa fa meglio che venga lei. Ora vado avanti io. Giuro di dati. Magica, eccola qua. Thank you.
Cause whenever a spider can spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Is he bold? Ma io stasera voglio fare qualcosa di speciale. Non voglio fare lo spettacolo che ho fatto prima, ne farò uno nuovo. Cercherò di fare qualcosa che... Mi potrebbe aiutare? Lei? Signori, cercherò di sollevare un corpo umano da terra. Sì, sì, abbastanza. No, se no dicono, se prendo uno troppo sottile, dice, ah, tutti bravi. Invece uno che ha mangiato stasera benissimo. Ok, molto bene. No, non voglio... Lei mi aiuterebbe? Venga. Anche lei ha mangiato, vedo. Non è digiuno, vero? Ah, mangiato, abbastanza? Frutta, tutto. Lasciato niente, eh? Intenditore. Bene, bene, molto bene, molto bene. E io solleverò due corpi umani questa sera con la forza della mia mente. Borsa sua? Posso vedere? Scappa, 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 scappa. Okay. Attenzione! Non eravamo d'accordo? Ok, perfetto, ok. È sparito il manco. Ok, allora, attenzione. Fatto bene, fatto bene. Lei vuole giocare con noi? Stamattina? Ah, giù al mare. Molto bene. No, io voglio esagerare il mio esperimento. S'abbassi, se non la vedo. S'abbassi. L'ho visto, è troppo tardi. Venga, venga. Anch'io pure stavo andando via, però. O va via subito o vieni con noi. Veramente, vediamo. Sì, no, vada via. Va via, io sono d'accordo. Che fa? Va via o resta? 5 minuti bastano. Venga. Venga, venga, sia dei nostri, sia dei nostri. No, no, non insisto. Non, no, no, non insisto. No, non insisto perché viene lui. Venga, venga. Va, per loro, per loro. Va bene, allora resti pure. No, ho bisogno. Eccolo. Ho bisogno di altri due. Li troviamo, adesso. No, li paghiamo, li paghiamo. Paghiamo bene, eh. Lei è dei nostri? 50 euro. Dai 50 euro? Per lui, per euro. Ok, li da dopo, vieni. Mi raccomando, non scappare prima di pagare, eh? Grazie, sei un uomo di parola. Va niente. Lui! Venghi, venghi, prima mandate un'osaria. Io ho visto e faceva, sì, sì, lui. Oddio, questo è grosso, bro. Forse era meglio che non esistevo. Punto tutto su di te, ok. Grazie, grazie per aver accettato. Allora ragazzi, ora tentiamo esperimento. Un po' più centrali, perfetto. No, no, centrali nel senso. Basta, così va bene. Nome: Gennaro. Pino. Donato. Simone. Perfetto. Allora, signor, veniamo da Foggia. Ascoli. Caserta. Ascoli. Bene. Ascoli, mi conoscete? Ah, approfittate, dai. Così quando vi incontrate in Ascoli. Ah, tu sei quello che... Bastardo del mago. Attenzione! Attenzione perché ora ho bisogno di conoscervi meglio, non solo il nome e la provenienza. Per fare questo, pochi istanti, non è possiamo tutta la sera che c'è il signore che deve andare via da 5 minuti. Allora, cerco di sbrigarmi, eh. 5, 5, no, 6, 7, 7 minuti. No. Ok, prego. Questo è per lei, questo è per lei, questo è per lei, questo è per lei. Ottimo. Allora ragazzi, pochi istanti per cercare di conoscervi più intimamente, più vicini. Ok, posizione. Mi rendi conto? No, 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 non dire che c'è. Io andrei via. Davanti a tanta potenza. Ok. Momento, voglio vedere. Rosaria ride. Ok. È tutto dire. Allora, ragazzi. Tu non le regole chiaramente. C'è un proverbio che dice, però non voglio sapere. Allora, non ti si tiene? Com'è sta cosa che. Ma è da tanto tempo che te lo fa? Te lo fa quando è davanti a tutti oppure sempre? Ah, sempre! Tu cresci in continuazione! Donato! Sei piccolo però, caspita, come tu ti stai a fare un movimento tutto tuo, guarda, è una cosa che non sta un attimo fermo quando il quinzai. Ma tu puoi arrivare all'infinito, ragazzi,
come te la cavi? Tu fai quello che ti senti di fare, eh? Vedi lui com'è libero? Libero e bello. Lui si l'ha regolata. Guardi a me, fa quello che ti senti. Sempre più in alto. Dai che raggiungiamo Gennaro. È partito forte, ma aiuto, aiuto Gennaro. Chi troppo vuole non le stringe. Rosaria, sto preoccupato per te comunque. Oddio! Oh! Ah, un applauso per... Te li sei guadagnati 50 euro. È stato credibile fino alle 20, tu ti sei messo lì a esagerare, tu non ti sa quello che hai combinato. Per te un momento di cosa. Ok, basta! Penso aver capito quello che serviva. Signore e signori, possiamo procedere con l'esperimento. Ce l'hai altri 2 minuti? Perfetto. Allora. Dunque. Grazie, grazie, se lo vuoi portare a casa come souvenir, no, 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 ci siamo. Signori, voglio sapere il peso. 73, posso dire 75 per memorizzare meglio? 78, sicuro, questo quando? Un po' di tempo fa, prima di partire per le vacanze, sicuro. Sì. Ok, perché dopo, quando si torna non è mai uguale, ci manca un bilancio durante le vacanze, ma che sta... cambia qualcosa. Comunque diciamo che siamo su i 150 abbondanti, eh? No, tu, tutti e due. No, no, ti sei impressionato, eh? Invece in Ascoli 84, quindi 230, 240, 90, incredibile. Allora, circa 330 kg che io solleverò con la forza della mia mente. Beh, oh. E signori, la disegna. Aiuta pure io. Se c'è bisogno di farci sapere. Allora, attenzione perché parte sempre da un punto di appoggio. Vada. Ed è qui che parte tutto. Diceva Archimede, grande pitagorico e grande aritmetico, fisico e matematico, datemi un punto d'appoggio e io vi solleverò il mondo. E io qui se come parlavi? Io solleverò il mondo. Il mio mondo siete voi. Tu fai un bel pezzo, eh? Allora, da lì partiremo per sollevare 300. Però io di sti scapelli dell'Ikea non mi fido. Secondo te può reggere 330 gradi per partire, per iniziare? No. Allora ne prendo un'altra. Partiamo da un punto d'appoggio migliorato, maggiorato. Facciamo qualcosa di meglio, vai. Là. This. Eccoci. Già sarebbero 150 kg a punto. Sarà collasato per 150. Capito? Ho capito, ho capito. Mi hai guardato male. Vado. Vado. Donato. Eccoli qua. Così stiamo più tranquilli. Ci mettiamo seduti. Non succede niente. Signore e signori, siamo pronti per iniziare un esperimento a dire poco incredibilmente difficile. Come here. In this position. And look at me. E tac tac. Tic 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 tic. Sit down. Very good. Thank you. And now, this position. Very good. Tac, tac, tac. Sit down. Thank you. Donut. This. Tac. Tic, tic. E vieni sempre così a casa. Sit down. Mettiti a sedere qua. Ok, vai là. È fatta. Gennaro, scegli un posto, mettiti su. Ok. And now I made for you. Salve. Ah, pensavo che giocava a me. Sorry, sorry. Gennaro, scusa. This, come on. Free, free. Ok. Non è il momento di toccarsi di nuovo. Okay. No, no. Attenzione. Vuota la mente. Vuota la mente.
vuota la mente. Un zerbe, un zerbe. Allora, procediamo. Signori, qualcuno di voi ha problemi di ernia? No, perfetto. Emorroidi? Non è interessante. Ok, ok. Attenzione, questo, così. Gennaro, relax. Ti ho toccato quello grosso. Relax. Relax. E questo fai una coccola, coccola. Perché è un momento difficile. Ok. Pensa, se vuoi il giornale, dici. Ok. Relax. Pino e. Lui è Pino. Supino. Ah, tu supino. Ah, mettiti supino. Applauso, perché si è messo supino. Puoi continuare a posto mio, per favore? Ok, molto bravo. Te li meriti 50 euro, eh? Glieli dai, per favore. Ok. E ora, attenzione. No, 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 no. Molto bene così. Gennaro, come vi trovate piuttosto? Vi lascio insieme tutta la sera. Ok. Supino! Attenzione. This importa. Ok. Relax, relax, relax. Lasciagli la testa, è meglio. Lasciagli la testa, lasciagliela. Lei la stacca. Ok. Attenzione. Donato, relax, relax, relax. Lasciagli la testa, lasciagliela. La stacchi. Gennaro, vuoi tu stare? E tu, lasciagli questa testa. Donato, ti faccio sta coppino. Ho visto che ti sei stufato del Gennaro. Attenzione. This, la mano. Take that. Take that. Take that. Dura. Duran Duran, grazie. Oh, non ti vuole lasciare. Rosaria, va via, torna a casa con Donato. Attenzione ora. Quando io faccio così, vai, spingi verso l'alto tutto ciò che è di meglio. Con quel figurone che hai fatto prima. Hai una carriera. Vai. Hop. Yeah. Attenzione. One. Donato. È un momentaccio. Quando io faccio così, tu spingi verso l'alto. Sai che sì? No, la testa sua. Lasciala stare la testa, questo, spingi, vai. Hop. Esatto! Pino, Pino! Quando io faccio così, hop, vai. Esatto! Adesso Gennaro, quando io faccio così, senti che botta. Hop. Yeah! Adesso 5 minuti così, vai! Adesso io salto sopra di loro! No, no, aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! Al mio 3, sulle mani! 1, 2, 3, sulle mani! Andatevi, un applauso! Allora liberatevi, liberatevi, tranquilli! Come che vuoi? Un applausone a tutti e quattro. Non era un'impresa facile, ma siamo riusciti alla grande. Grazie, 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 grazie. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, this is for you. One, two, three. Volete carezzare, ragazzi? Non si può, non si può. Si può. Tanti, tanti anni fa, quando ero un bambino come voi, andai a vedere il mio primo spettacolo di magia. E fui folgorato. Avevo 8 anni. Decisi quella sera che sarei diventato il mago Piero.
quella sera stessa tentai subito di fare quello che avevo visto fare da quel mago nella piazza del mio paese. Ma provai. Le mie mani però erano piccole, mani di bambino, e non riuscivo a fare quello che avevo visto fare. Pensai davvero perché avevo quelle mani piccole. Presi le carte di mio padre e cercai di tenerle insieme, ma ahimè, disperato, piansi tutte le mie lacrime, pensando che il mio sogno appena nato fosse già morto, già finito. Ma quella stessa notte mi svegliai in piena notte, presi di nuovo quelle carte, e siccome io sono uno che non si arrende mai e pensa che l'impossibile è lì a portata di mano, soffiai su di loro così e li riaprì, e loro in maniera un po' sconclusionata cominciarono a stare nelle mie mani. Allora io le richiusi, soffiai di nuovo e quelle carte fino a quel punto giganti cominciarono a venirmi un po' incontro. Allora io li richiusi e li riaprì, e loro sempre più incontro quel bambino piccolo dal desiderio grande e magico. Allora soffiai di nuovo e loro sempre di più, sempre di più, sempre più vicino a me, sempre vicino a quel bambino che però non cago di ciò soffiò, e io soffiai, forse esagerai, e qualcosa successe dietro di me e ancora oggi questo è accaduto quella sera tanti anni fa, continua ad accadere ogni sera in cui incontro meravigliosi pubblici come voi. Grazie per avervi incontrato. Mago Pier vi saluta, vi ringrazio per questa bella serata.